Bentornati in un nuovo video, oggi un face painting, il primo face painting del 2016 a tema decisamente invernale. Infatti ho deciso di ispirarmi a Jack Frost, detto anche padre inverno o Jack Brina. In pratica, nella tradizione nord europea, Jack Frost è l'aiutante di Babbo Natale, quindi colui che porta le condizioni avverse, porta la neve, porta il ghiaccio, la brina, per fare in modo che Babbo Natale riesca a mimetizzarsi quando va a portare i regali ai bimbi. Questo video è in collaborazione con il gruppo Facebook The Crazy Girlfriends. Vi lascio ovviamente nell'info box il link del gruppo e il link di tutte le ragazze che stanno partecipando. Questa collaborazione si chiama Attraverso gli occhi di un bambino. In pratica dovevamo ispirarci ad uno dei film che di solito vengono messi in onda nel periodo delle feste, quindi Jack Frost, quindi Mamma ho perso l'aereo, The Grinch o The Night Before Christmas, cose di questo genere, e realizzare un make-up artistico o una nail art. Io ovviamente, essendo una schiappa con le nail art, dovevo per forza fare il make-up. E io ringrazio le due amministratrici del gruppo per avermi coinvolta, Silvia e Nana, la fatina, vi mando un bacio. E vi lascio al video, noi ci vediamo il prossimo e vi mando un grosso bacio. Per prima cosa utilizzo il primer minerale della e.l.f. su tutta la palpebra. Applico poi l'eyeliner in gel della Essence grigio utilizzandolo come base. Tampono sopra il grigio il bianco shimmer della Metallic Stone di Zoeva. Nella piega dell'occhio utilizzo un lilla di una vecchia palettina Kiko, la Blooming 05, mentre nell'angolo interno utilizzo un grigio scuro della palette Dust Till Dawn della Makeup Academy. Per l'arcata sopraccigliare utilizzo un bianco shimmer di una vecchia palettina Rimmel e poi faccio una riga di eyeliner con l'eyeliner in gel Kryolan Dark Orchid. Tra l'eyeliner applico la Color Art di Essence e dei glitter a lilla. Per le ciglia utilizzo il primer per ciglia di Kiko e prima che asciughi applico anche qua gli stessi glitter. Matitone Jumbo bianco di NYX nella rima inferiore, fisso e sfumo con un bianco shimmer. Il viso faccio un mix di fondotinta Sibella numero 02 Clear Rose e cerone bianco Kryolan. Fisso la mia base con del borotalco e poi mi occupo delle sopracciglia.
Comincio con una matita grigio argento, questa di Born Pretty Store, cerone bianco Criolan, primer per ciglia e infine glitter bianchi. Faccio contouring con il grigio chiaro della palette MUA ai lati del naso, ai lati della fronte e sotto gli zigomi. Come blush utilizzo il Glow Touch di Kiko, il numero 03, e per illuminare il bianco della palette MUA. Termino il trucco viso applicando qualche mezza perla, qualche strass e qualche stellina con della colla per ciglia finte. Ora su collo e décolleté stendo dell'argilla. Io ho utilizzato l'argilla verde perché avevo solo quella, ma sarebbe stato meglio averla bianca. Mentre l'argilla asciuga, mi occupo delle labbra. Traccio prima i bordi con la matita grigia e sopra utilizzo l'eyeliner liquido Kiko bianco perlato. Un po' di gloss con micro glitter azzurri, il grigio della Acid di Sleek e infine tampono delle pagliuzze argento. Sopra l'argilla applico un gel per il corpo glitterato. Faccio asciugare di nuovo e applico il gloss, lo stesso gloss utilizzato sulle labbra. Infine un po' di neve finta, quella per decorare gli alberi di Natale, e il mio Jack Frost è terminato. Questo è il risultato finale, io spero vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.